È il caso di fare un brindisi, auguri, no? Auguri, Nicolai. Grazie. Martina, è un vero peccato che tu non possa bere. Salute. Sì, infatti. Anche perché poi ha davvero senso questa cosa. Ok, una delle tue teorie. E adesso ce la esporrai, eh? Sì, però in realtà non è mia questa teoria. È di uno psichiatra e filosofo norvegese. Finn Skårderud. Vincente? Come? Lui pensa che tutti noi dovremmo avere alcol nel sangue. Anche quando guidiamo? Sì, sempre. Sostiene che nasciamo con un tasso di alcol nel sangue troppo basso. Troppo basso? Però... di meno 0,05. Scusa, tanto per capire, a quanto corrisponde lo 0,05? A un paio di bicchieri di vino. E andrebbe mantenuto costante questo livello di alcol nel sangue. Sul serio? Sì. E perciò bisognerebbe continuare a bere? Sì. Lui dice che potendo mantenere sempre un livello di alcolemia di 0,05... Sì. Si riuscirebbe a essere più rilassati e calmi, ma anche più disponibili e aperti. Più sicuri di se stessi. Ah, è fantastico. Quindi io diventerei più fiducioso e anche più... No, tutti non credo. Potremmo diventarlo. Tu, per esempio, non hai questo problema a scuola, Martin? Problema? Sì, con i tuoi studenti e i loro genitori. Peter ci ha raccontato... Sì, niente di specifico. Ho parlato della situazione nella scuola. Ok. Senti, non voglio assolutamente ficcare il naso nella tua... Ma non preoccuparti, no. Ma le due cose come... sono collegate?